Questo è il vecchio pavimento del convento dell'Incoronata che abbiamo trovato ora, direttamente. Questo luogo, è al di là del fatto che è stato effettivamente un luogo di rifugio per i briganti durante il 1861 in poi, ma ha una storia ancora più importante e più antica, che risale a circa 60 anni prima. Durante la guerra, insomma, quando il cardinale Ruffo contro i francesi che avevano occupato il sud e quindi Napoli con Murat, il famoso Michele Pezza, Fra Diavolo, che era un generale borbonico, combatteva praticamente i francesi, e in un percorso di ritiro che aveva fatto passando anche per Cervinara si venne a rifugiare qui dai monaci che erano dei monaci camaldolesi dell'Incoronata. Questo monastero è stato fondato dal Beato Giulio, che oggi è seppellito, i resti sono nel Monte Vergine. Vabbè, il Beato Giulio lo sappiamo, è stato beatificato. Insomma, questo luogo aveva preso importanza allo stesso modo in cui era importante il monastero di Monte Vergine. Solo che i francesi vennero a sapere che qui c'era stato Michele Pezza, allora vennero a fare un intervento di caccia, solo che il Fra Diavolo riuscì a fuggire e invece i monaci camaldolesi che erano rimasti qui ed erano eremiti furono praticamente arrestati e portati via da questo luogo. La struttura fu bombardata dai francesi, questo è il motivo per cui adesso attualmente sono rimasti solo delle colonne del refettorio e quello che adesso oggi è stato recuperato come le celle del convento adiacente al complesso. La chiesa, il lato della chiesa, con molta probabilità è ancora sotto le macerie, è ancora sotto terra perché non è stato volontariamente, non hanno voluto fare gli scavi perché insomma, potrebbero già molti pezzi di pietre lavorate, di ceramiche e di altro è stato praticamente portato via. Al tempo in cui fu distrutto questo monastero, i beni del monastero furono distribuiti in tutta la provincia di Benevento. L'unica cosa che è rimasta era la statua della Madonna dell'Incoronata, che attualmente è visibile ed è nella chiesa principale di Sant'Angelo alla Scala. Ed è una statua fatta in legno, probabilmente è una statua fatta stesso dai monaci dell'Incoronata, ed è l'unico reperto rimasto di questa struttura. Il generale che catturò anche Michele Pezza è il padre di Victor Hugo. Victor Hugo, sì. Il famoso scrittore francese. Il padre di Victor Hugo è stato qui in questi luoghi che ha catturato anche lui, è stato che ha catturato Michele Pezza, Fra Diavolo.